Ci siamo, ci siamo. Questo era per partire, raga. Buongiorno a tutti, ragazzi, qui da Gabe, adesso su un nuovo video. Raga, oggi faremo un gioco che si chiama Tu cosa preferiresti? Dove questo gioco vi mette in parallelo, vi mette in evidenza due opzioni, raga. Raga, iniziamo subito. L'ho scaricato qui l'applicazione sul telefono, l'ho scaricato qua nel telefono e appunto abbiamo due opzioni e dobbiamo scegliere. Raga, se avete sto cazzo di filo è perché sto usando la power bank, perché sennò non posso fare il video, perché sennò dovrevo registrare lì nel tavolino dove ho il caricatore e non mi sembrava adatto da fare, non mi sembrava chic, quindi l'ho messa sotto carica così con la power bank. Quindi raga, iniziamo con il giochetto che si chiama appunto Tu cosa preferiresti. Allora raga, la prima domanda che mi viene fatta è: tu cosa preferiresti, essere cieco o essere sordo? Allora, sinceramente, tutta la vita, e poi sta domanda me la faccio sempre, raga, da solo, tra me e me, e raga, tutta la vita essere sordo, perché secondo me la vista è importante, anche l'audio, mettiamolo così, anche l'audio è importante, vabbè, anche sì, l'udito è importante, però raga, tutta la vita essere sordo, mi dispiace, però la vista è la cosa più importante, secondo me, vabbè. Comunque, vedete qua, sì, il gioco, raga, è così, vedete, tu cosa preferiresti? C'è scritto essere cieco o essere sordo. E io, raga, schiaccio essere sordo. Infatti, 78% ha votato essere sordo. Tu cosa preferiresti? Non uscire mai dalla tua città, non ritornare mai alla tua città. Ah, io, beh, sapendo come sono fatto io, che a me non mi piace, ma non mi piace viaggiare, non uscire mai dalla tua città, perché, raga, a me non piace viaggiare, vi giuro, a me non mi interessa, non... Scusate, raga, so che sono un cretino, però se non mi piace, ognuno ha i suoi gusti, ognuno, cioè, ognuno fa quello che vuole, no? Ma a me non piace viaggiare, cioè ve lo dico col cuore, però se non mi piace, non mi piace. Quindi non uscire mai dalla tua città. Sicuramente, sì, infatti è stato votato più dall'altra opzione e ci avrei scommesso la vita, ecco, che tutti votavano l'altra. Infatti il 54% ha votato l'altra opzione. Andiamo avanti, tu cosa preferiresti? Ridere, far... Che cazzo è successo? Io bessa la pubblicità. Andiamo avanti, raga. Tu cosa preferiresti? Ridere o far ridere gli altri? Tutta la vita ridere. Perché, cioè, prima penserei a me. Sì, io sono fatto così. Io prima penso agli altri e dopo penso a me. Però in questo caso, cioè, in questa domanda, prima me, tanto, cioè, non è che faccio morire qualcuno. Quindi, raga, preferirei ridere. Andiamo avanti. Tu cosa preferiresti? Passare il pomeriggio vedendo la televisione, giocando qualche sport, tutta la vita, perché il movimento è importante. Infatti è stato votato con il 69% che ho schiacciato io. Tu cosa preferiresti? Mangiare cibi dolci, mangiare cibo salato? Ah, questa è brutta come domanda, perché fanno entrambi male, quindi non lo so. Non lo so, vi giuro. Io, raga, schippo questa, perché vedete, raga, se schiaccio qua, questa, raga, la schippo perché non so, vi giuro che non so cosa rispondere. Infatti schippiamo. Vedete, dopo vengono fuori i risultati. Raga, questa scusate, ma non sapevo proprio cosa rispondere. Tu cosa preferiresti? Essere un supereroe? Che il Natale? Oppure che il Natale non finisse mai? Essere un supereroe? Cioè, vuoi mettere essere Tony Stark? Vuoi mettere essere Iron Man che schiacci qua? Ti viene tutta l'armatura? Cioè, voglio dire, vuoi mettere? Che cazzo me ne frega del Natale, vaffanculo? Cioè, voglio dire, supereroe tutta la vita? Oppure che ne so, Iron Man mi piacerebbe essere tutta la vita. Mi basterebbe essere anche Tony Stark, Robert Downey Jr. Mi basterebbe anche quello. Già il nome, lui, già solo il suo nome fa paura come supereroe. Quindi o lui o Spider-Man, credo mi piacerebbe. Tentacchito dappertutto, Dio, pien di ragnatele. Ma no, mi piacerebbe, sì. Essere un supereroe tutta la vita, raga, cioè voglio dire. Infatti, 60% quello che ho detto io. Cosa preferiresti? Avere un terzo braccio, una terza gamba? Beh, allora, la terza gamba ce l'ho già, quindi avere un terzo braccio, perché no, dai, un braccio in più non fa mai male, che cazzo ne so. Ecco, infatti è stato votato più quello. Tu cosa preferiresti? Viaggiare all'anno 1950? Viaggiare all'anno 2050? Allora, mettendo le cose che come sono cambiate in questi anni, che appunto non è cambiato un cazzo, voterei la prima, viaggiare all'anno 1950, perché almeno vedo un po' di differenza. Perché tanto se viaggio nel 2050 non cambio un cazzo da adesso fino al 2050. Vedendo come sono cambiati questi anni, ripeto, visto che non è cambiato un cazzo, preferirei il 1950. Quindi voto per questo, raga. Tu cosa preferiresti? Essere un cane o essere un gatto? Allora, questa è una... Cioè,
è una domanda del cazzo, però visto che devo rispondere, perché appunto è la challenge, essere, non lo so, raga, io la skippo questa. Ma anzi no, perché devo skipparla? Non lo, vi giuro, no, raga, io la skippo. Aia, porca troia, mi sono fatto male con la scrivania. Non lo so, raga, io la skippo questa perché non saprei cosa rispondere. Andiamo avanti. Tu cosa preferiresti? Perdere sempre in un gioco, non poter giocare. Allora, visto che io già perdo sempre in Fortnite, che gioco solo a quello e a GTA 5 offline perché l'online non mi piace. Cioè, a me mi piace fare il desfo, quindi ci gioco sempre all'offline. E quindi al normale. Visto che già perdo sempre, non poter. Però non poter giocare. Quel cazzo, qualche giocatina me la voglio fare. Quindi perdere sempre in un gioco perché l'importante è partecipare. Tu cosa preferiresti? Che ti dimentichino oppure che ti ricordino come una cattiva persona? Questa è una bella domanda, raga. Oh, yes, è una bella domanda. Allora, sinceramente, raga, sì, io la penso così. Che mi ricordino però come una cattiva persona. Vi giuro, raga, preferisco questo io. Sono un po' un coglione, raga. Però ovviamente dipende, cioè, dipende, eh. Questa è una domanda generale, poi bisogna entrare nel specifico. Dovremmo entrare nel specifico per rispondere a questa domanda. Però adesso come adesso, che mi ricordino come una cattiva persona. Andiamo avanti. Tu cosa preferiresti? Dare un cattivo consiglio o ricevere un cattivo consiglio? Ah, no, questa no. No, questa la skippo, raga. Mi dispiace, ma non so rispondere a questa. Mi dispiace, raga, ma non so rispondere. Tu cosa preferiresti? Madonna, sta pubblicità. Lo fa apposta sto telefono. Tu cosa preferiresti, sapere tutto o avere tutto? Avere tutto, vaffanculo. Visto che io so già tutto, no, scherzo, raga, non lo so. Penso avere tutto, adesso come adesso, dopo potrei anche cambiare idea. Tu cosa preferiresti, avere 1 metro in più di statura o 1 metro in meno? Beh, raga, 1 metro in più non mi farebbe male perché non sono né altissimo né bassissimo. Anzi, raga, la skippo questa perché io mi piaccio, cioè, nel senso, io, cioè, non voglio essere né troppo alto né troppo. Io, raga, sono giusto. Quindi ho skippato la domanda perché a me va bene così come sono. Dovete sempre essere fieri di voi stessi e sempre essere contenti di quello che siete. Poi tu cosa preferiresti? Non festeggiare Natale un anno, non festeggiare il tuo compleanno. Tutta la vita non festeggiare il mio compleanno. Tanto, raga, si sa che a Natale si riceve. No, aspetta, non lo so. Ah, brutta questa. No, no, raga, sì, quello che ho detto prima. Non festeggiare il mio compleanno. Per un anno, però, non per sempre, ovviamente. Quindi, ok, questo. Non festeggiare il mio compleanno. Tu cosa preferiresti? Essere il peggiore giocatore di una squadra vincente? Il miglior giocatore di una squadra perdente? Porca troia, aspetta che questa domanda mi mette in stra in confusione, raga. Sì, raga, tutta la vita essere il peggior giocatore di una squadra vincente, perché almeno so che il mio dovere l'ho fatto. Tu cosa preferiresti? Nascere con il naso di un elefante, porca puttana, oppure con il collo di una giraffa? Questa domanda è un po' tantino strana, però bisogna rispondere. Quindi io direi nascere con il naso. No, dai, facciamo con il collo di una giraffa. Perché, raga, cioè, il collo sì, si vede, però il naso di più. Quindi, ok. Perché il collo magari ti veste di più, ti metti la felpa qua e magari non si vede tanto. Però, porca puttana, il naso come fai a coprirlo? Almeno che non c'è la neve fin qua, però non puoi coprirlo. Tu cosa preferiresti? Che vita di merda. Allora, con calma, tu cosa preferiresti? Vivere 10 vite di 100 anni? Vivere una vita di 100 anni? What the fuck, man? Ah, ok, l'ho capito questa. Vivere 10 vite di 100 anni. Sempre se il mondo migliora, se no vaffanculo, meglio l'altro allora. Non lo so, skippiamola. Tu cosa preferiresti? O che le tue dita fossero lunghe come le tue gambe? Detta così, vabbè. Che le tue gambe fossero lunghe come le tue dita? What the fuck? What the fuck? O che le tue dita fossero lunghe, quindi dita come le gambe, o che le tue gambe. Orca puttana, questa è bella come domanda, l'ho capita. Che le mie dita fossero lunghe come le tue gambe. Cioè, se dovessi scegliere, fanno schifo tutte e due, però se dovessi scegliere quella lì. Tu cosa preferiresti? Essere analfabeta, lo sono già, scherzo, ma capace di leggere la mente, semplicemente poter leggere. Carina sta domanda. Essere analfabeta ma capace di leggere la mente. Ma ci sta. Porca puttana, divento coso di X-Men, quello là che legge nella mente, capito come? Tu cosa preferiresti? Cioccolato con sapore a merda. Proprio, raga, vi giuro che c'è scritto così. Cioccolato con sapore a merda, vabbè.
Oppure merda con sapore a cioccolato. Vabbè, ma è la stessa cosa alla fine. Vabbè, cioccolato con sapore a merda. È la stessa cosa più o meno, vabbè. Tu cosa preferiresti? Essere un pesce dalla vita in su, ok? Essere un pesce dalla vita in giù. Dalla vita in giù, sì. Cosa preferiresti? Misurare 1,24 m o misurare 2,50 m? Penso che intenda di altezza, no? Come statura? Beh, 2,50 m, è troppo basso 1,24 m, però è troppo alto anche 2,50 m. 2,5 m, 2 metri, cioè porca puttana, sei alto, 2,50 m. Vabbè, andiamo avanti. Tu cosa preferiresti? Correre a 100 km all'ora, volare a 5 km all'ora? Volare a 5 km all'ora, porca puttana! Anche perché se tu corri a 100 km all'ora, sei comunque più lento perché sei a piedi, ma se voli sei più libero come strada, Quindi volare, raga. Tu cosa preferiresti? Non ritornare ad assaggiare la maionese? Cagare una volta una pallina da tennis? No, beh, questa domanda è la vita. Cioè, che cazzo? Non ritornare ad assaggiare la maionese? Cioè, non è che muoio senza maionese, quindi non ritornare ad assaggiare la maionese. Tanto, cioè, che cazzo? Non è che muoio piuttosto di cagare una pallina da tennis, Cristo. Tu cosa preferiresti? Avere un drago o essere un drago? Beh, avere un drago, perché almeno ci... Scusate per quello che sto per dire. Lo cavalco, nel senso... Cioè, calmi prima di pensare male. Lo cavalco intendo... Ci vado sopra, ma porca troia, non so che termine usare perché dopo voi pensate male. Lo provo, vabbè, neanche questo. Lo uso, neanche questo termine. Cioè, raga, non so cosa dirvi perché, cioè, voglio dire, ma comunque, raga, avere un drago perché almeno, cioè, ci va in giro con lui, girettini tattici. Vabbè, raga, facciamo le ultime tre. Allora, tu cosa preferiresti? Sentirsi sessualmente attratto dalla frutta? Ho paura, vediamo l'altra. Avere le dita macchiate di rischetos per sempre. Che cazzo sono le rischetos? Beh, nel dubbio, facciamo quella che non sappiamo cosa vuol dire le rischetos. Che cazzo sono le rischetos? Delle patatine? Boh, vabbè, facciamo l'altra nel dubbio, visto che non vorrei scoparmi una mela o qualcos'altro. Allora, tu cosa... Basta. Ma va... Pubblicità di merda. Tu cosa preferiresti? Essere... multimilionario, vivere in un mondo dove esistono i Pokémon, ma tutta la vita multimilionario, ma proprio tutta la vita, cazzo. Facciamo l'ultima, raga, perché comunque i soldi, raga, non dico che fanno la pubblicità, che cazzo sto dicendo? Non dico che fanno la felicità, però non potete dire che in parte fanno la pubblicità. Questa pubblicità, vabbè, però raga, non potete dire che in parte non fanno la felicità, perché in parte la fanno, perché raga, per un bel 80% i soldi fanno la felicità e non potete dirmi di no. Sì, ok, mettici quel 20% di amore, però di sociale, di insomma, ok, e però raga, per l'80% i soldi fanno la felicità e non potete dirmi di no. Niente, raga, questo era il gioco. Tu cosa preferiresti? Niente. Spero che vi sia piaciuto il video. C'erano molte opzioni da scegliere, alcune serie, alcune normali, alcune da pensarci su un attimino, alcune proprio stupide, alcune anche da skippare perché non sapevo cosa schiacciare, quindi ho skippato. Vabbè, e niente, raga. Speriamo di essere milionari, tutti quanti, speriamo che lo sia, che lo siamo, raga, tutti quanti, assieme. E speriamo di esserlo, ok? Vabbè, dai, bello. Forse non succederà mai, o forse sì, speriamo di sì, raga. Vabbè, raga, comunque dai, è vero, raga. Un bel 80% i soldi fanno la felicità, non potete dirmi di no. Cioè, raga, dai, veloce. Al tempo d'oggi i soldi servono, c'è poco da fare. Sempre serviti i soldi, figuriamoci adesso che ti costa entrare anche, non so... Se mangi fuori paghi di più, se mangi dentro paghi di meno, quindi porca troia, vedi te se non ti servono i soldi. Questo era un piccolo esempio, dopo ci sono molti altri motivi perché i soldi servono. Tanti soldi servono. Vabbè, raga, spero che vi sia piaciuto questo video. Io mi sono divertito a registrarlo perché comunque ho visto le scelte, mi piaceva leggerle. Quindi niente, raga, Instagram in descrizione, raga, se volete, visto che stavamo parlando di soldi, buttiamola a ridere e il link è qui sotto, raga. Il link in descrizione c'è anche il mio link di PayPal. Quindi se volete donare qualcosa, donate tranquilli. Se non volete, non volete, se volete, fatelo adesso. Comunque, come volete, raga. E ve l'ho detto perché visto che parlavamo di soldi, già che c'ero, ve l'ho detto. Iscrivetevi, commentate, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video.